E mentre l'Ocse ci diceva che i nostri ragazzi sono un po' più ignoranti del resto del mondo, l'Italia discuteva di qualcosa che si sapeva da giugno. Da giugno. Questione di priorità. Nell'ultimo mese, infatti, l'opinione pubblica non ha fatto altro che parlare di MES. Alcuni hanno annunciato l'apocalisse, altri sono rimasti indifferenti all'argomento, altri ancora hanno alzato alcuni dubbi o preoccupazioni. Sono partite anche le minacce di querela e addirittura la Lega ha organizzato una raccolta firme contro il MES. E chi è che ne parla con un ritardo così grande che in questo video probabilmente ci saranno solo le salsole? Ah, non sapete cosa sono le salsole, eh? Sono queste stronzette. In autunno si staccano dalle loro radici e si fanno trasportare dal vento. Nel frattempo spargono i loro semi sul terreno. Un po' come le fake news. Prima di iniziare a sviscerare questo video, un piccolo disclaimer da bravo divulgatore. Per scrivere questo video sono stati utilizzati 500 grammi di documenti ufficiali di istituzioni italiane, due tuorli di letteratura scientifica, uno per noi e uno per la padella, un pizzico di articoli specializzati e tanta tanta buona volontà di fare chiarezza. Quindi, se potete, non fidatevi di me, ma andate a controllare le fonti che vi lascio in descrizione. La nostra storia inizia con la crisi del 2008, quando diversi stati entrano in difficoltà finanziaria e chiedono un aiuto per risollevare i propri conti pubblici. Tutto il processo però avviene in maniera decentrata e poco efficiente, quindi nel 2012 si decide di istituire un vero e proprio organismo che si occupasse solamente di dare aiuto agli stati in difficoltà. Quindi prende forma il MES, un'organizzazione pubblica, sovranazionale, partecipata da 19 stati europei. È bene specificare che il MES è un'organizzazione pubblica perché c'è stato qualche genio che ha deciso di spargere la fake news di come il MES fosse un'organizzazione privata e quindi dando seguito a tutta quella corrente complottista delle banche cattive e del noi soggiogati al ruolo tutte quelle cose lì, insomma, ci siamo capiti. Il gioco di potere tra gli stati è il seguente: due situazioni. In una situazione non emergenziale, il MES prende le proprie decisioni all'unanimità, quindi tutti gli stati devono essere d'accordo affinché il MES si muova in qualche modo. Se invece la situazione viene reputata come emergenziale, il MES prende le decisioni con una maggioranza dell'85% dei voti in base a una quota di partecipazione. Infatti ogni Stato partecipa al MES con una quota basata sulla propria importanza economica. Ad esempio la Germania ha il 27% delle quote, la Francia il 20%, l'Italia quasi il 18%, la Spagna quasi il 12% e poi via via tutti gli altri paesi. Quindi possiamo notare come Italia, Germania e Francia abbiano un vero e proprio diritto di veto, quindi senza il loro accordo il MES non può praticamente fare nulla. Quindi niente Germania che ci impone cose. Ad esempio, la Grecia ci chiede dei fondi, noi facciamo spallucce ed è costretta a chiedere questi fondi al Fondo Monetario Internazionale. Oppure le banche tedesche falliscono, noi diciamo che la madre Italia dice di no e il MES semplicemente non concede fondi alle banche tedesche. Fino ad oggi il MES ha aiutato 5 paesi: Grecia, Cipro, Irlanda, Portogallo e Spagna. Ora però, questi paesi hanno ricevuto dei soldi dall'Italia? Beh, in realtà no. Infatti, tutti i soldi che l'Italia e gli altri paesi hanno dato al MES servono solo come garanzia e non vengono utilizzati direttamente per finanziare gli stati in difficoltà. Infatti, questi soldi che servono per finanziare gli stati in difficoltà, il MES se li procura emettendo debito, quindi chiedendo dei soldi a investitori privati. In pratica il meccanismo è il seguente. Ehi investitori, guardate, c'è la Grecia che ha fatto un casino e devo aiutarla. Mi prestate un po' di soldi? Tranquilli, ve li darò tra un po' con gli interessi. Ok, però perché dovremmo fidarci? Beh, perché nelle mie casse ho 80 miliardi dei vari stati nel caso l'investimento andasse male. E se le cose vanno veramente male, ne potrei avere anche 700 di miliardi. Ah, ok, mi fido, ecco i soldi. Quindi il MES, una volta ottenuti i fondi privati, li dà a chi più ne ha bisogno con un interesse agevolato. È bene specificare come il MES renda tutto il meccanismo di aiuto agli stati molto più efficiente, perché senza il MES ogni stato darebbe i soldi in modo diretto. Il problema è che, ad esempio, l'Italia prenderebbe questi soldi a prestito ad un tasso del 3%, mentre la Germania ad un tasso dell'1%, e ogni stato sarebbe costretto a dare i soldi a un tasso agevolato. Quindi possiamo notare come questo processo non mediato dal MES dia degli squilibri, cosa che invece con il MES rende tutto molto più livellato e molto più efficiente.
Per parlare di questo argomento dobbiamo fare una piccola premessa, e cioè che gli stati vengono costantemente monitorati dalla Commissione europea, che addirittura ogni anno redige un report economico-sociale dove vede un po' le condizioni di ogni singolo stato. Da questi report ovviamente si evidenzia un gap tra gli stati con i loro punti di forza e di debolezza. Aggiungiamoci anche che l'Unione europea impone dei vincoli economici, che, come abbiamo visto in un precedente video, sono abbastanza flessibili, ma comunque che hanno un loro senso logico ed economico e che comunque fino a quando non rimarremo nell'Unione Europea dovremo rispettare, giusti o sbagliati che siano. Inutile dire quindi che questi vincoli creano uno spartiacque tra gli stati che rispettano questi vincoli e gli stati che non rispettano questi vincoli. Tutto molto logico. Il MES non fa altro che riproporre queste regole nel suo meccanismo di finanziamento, andando ad individuare i due canali di finanziamento, il PCCL e il ECCL. Il PCCL è una linea di credito per tutti quegli stati che rispettano i vincoli europei. Ora, banalizzando un attimo tutto il discorso, anche se in descrizione ci sono tutte le fonti, praticamente succede questo. Ehi, sono un ottimo chef, ma la mia cucina si è rotta. Mi servono soldi. Ok, quanto ti serve? 100 miliardi, ma tranquillo, te li do. Guarda, ho anche un piano economico per dimostrartela. Ok, mi fido, ecco i soldi. La linea di credito ECCL invece è per tutti quegli stati che non rispettano i vincoli europei, che sono già imposti da parecchio tempo, praticamente dal trattato di Maastricht. E praticamente nella riforma del MES è semplicemente spiegato meglio questo passaggio qui, ma che comunque era già sottointeso, quindi non c'è nulla di rivoluzionario che giustifichi tutte queste polemiche che sono nate in Italia in quest'ultimo periodo. Se l'Italia dovesse rientrare in questo secondo caso, beh, il teatrino sarebbe il seguente. Ehi, ho fatto un disastro, cucina, forno, piastrelle, tutto andato in fumo. E come cuoco non è che me la cavi benissimo in realtà, però campo di questo, quindi mi servirebbero dei soldi. Ok, i soldi te li do, ma dobbiamo metterci d'accordo. Ti iscrivo ad un corso di cucina e poi ti do i soldi. Ok, però il corso me lo scelgo io. Va bene, ecco i soldi. Quindi per ricapitolare, il PCCL sarebbe una linea di credito, diciamo, agevolata, dove lo Stato può rientrare se rispetta determinati criteri economici imposti dalla Commissione europea. In più, la definizione di tutti gli interventi per ristabilire una crescita economica sostenibile sono fatti in maniera unilaterale direttamente dallo Stato richiedente il finanziamento. Mentre l'ECCL sarebbe una linea di credito un po' più restrittiva, perché riguarda tutti gli Stati che non rispettano determinati criteri economici imposti dalla Commissione europea. In questo caso la definizione degli interventi da realizzare ai fini della risoluzione della crisi sono concordati tra lo Stato, il MES, la BCE e la Commissione europea, quindi in maniera bilaterale. Ok, però adesso ho spiegato il meccanismo di funzionamento. Dove si trova l'Italia? Nel PCCL o nel ECCL? Beh, in realtà nessuno lo sa. Infatti, nel documento del MES non c'è una lista degli stati che partecipano ad uno o ad un altro canale di finanziamento. Bensì, quando ogni stato avrà bisogno del finanziamento, si faranno le opportune valutazioni economiche e politiche e si deciderà quale strada intraprendere. È bene specificare però che l'Italia potrebbe accedere già adesso al PCCL, perché rispetta gran parte dei vincoli europei, se escludiamo il fatto che il debito pubblico stia aumentando e non diminuendo, secondo appunto i trattati. Però se ci impanichiamo per il fatto che potremmo rientrare nel ECCL, magari ci stiamo già impegnando nel sfasciare ancora di più i conti pubblici e quindi ci stiamo già preoccupando di come sarà l'ECCL e non di come rientrare nel PCCL. Per quanto riguarda sempre questi due meccanismi di finanziamento, si è creato un vero e proprio polverone per quanto riguarda la ristrutturazione del debito nel caso rientrassimo nel ECCL. In realtà la ristrutturazione del debito non è automatica, anzi, vi dirò di più, la parola ristrutturazione nel documento di proposta di cambiamento del MES non c'è assolutamente. Guarda, facciamolo insieme. CTRL più F e cerchiamo la parola ristrutturazione nel documento. Niente di niente. Cerchiamo invece la parola debito, scopriamo come è sempre accompagnata dalla parola sostenibilità. Nulla di nuovo rispetto ai già esistenti trattati europei. Ora però non voglio dire che la ristrutturazione del debito sarebbe impossibile, però sarebbe l'ultima opzione che il MES valuterebbe per poter accedere appunto ai suoi fondi, ai suoi finanziamenti. Infatti nei 5 interventi del MES solo una volta è avvenuta la ristrutturazione del debito e tutti sappiamo come era messa la Grecia a quel tempo. Parlando del tema di ristrutturazione, in Italia non si è fatto altro che parlare anche del tema delle CACS. Ora, iniziamo dal dire che
clausole d'azione collettiva sono presenti già adesso nel 70% dei titoli di Stato italiani, perché sono state introdotte nel 2013. Ma prima di affrontare il tema, capiamo cosa significa veramente ristrutturare un debito pubblico. La ristrutturazione del debito è conseguente a questa serie di eventi. Ehi, mi presti i soldi? Devo costruire delle strade, ma tranquillo, te li do con il 2% di interessi. Ok. Many months later. Ehi, mi servono ancora soldi, ma grazie al mio moltiplicatore keynesiano riuscirò a ripagare il debito. Ecco a te, ma voglio il 5% di interessi. 6 months later. Amico caro, ecco altri soldi, ma inizio a non fidarmi più, quindi interessi all'8%. 1 debt to society later. Guarda, ho fatto un casino, ho speso tutto ma non ci sono le strade, non riesco più a darti tutti i soldi indietro. Ed è qui che inizia il processo di ristrutturazione del debito. Praticamente creditore e debitore si mettono d'accordo sulla nuova cifra che il debitore dovrà ridare al creditore. Guarda, invece di 100 te ne do 60. No, ne voglio 80. Ah dai, veniamoci incontro, 70 e siamo tutti contenti. Va bene, ci sto. Ok, ma perché il creditore dovrebbe accettare una cifra inferiore rispetto a quella pattuita? Beh, semplicemente perché se non lo facesse rischierebbe di perdere tutto. Quindi si deve accontentare. Questo processo di contrattazione io l'ho molto semplificato nell'esempio. In realtà è molto complesso, richiede delle tempistiche molto lunghe e coinvolge un sacco di creditori e tutte le parti che appunto sono coinvolte in questo debito pubblico dello Stato. Ad esempio, l'Argentina ha avuto un sacco di problemi per ristrutturare il suo debito dopo il default, proprio perché alcuni grandi investitori avevano acquistato delle grandi fette di debito pubblico e si erano impuntati a ricevere tutta la quota che gli era dovuta e quindi a non accontentarsi ad accettare questa ristrutturazione. Perché è un problema questo? Perché fino a quando non avviene la totale ristrutturazione del debito, lo Stato non può riaccedere ai mercati finanziari, quindi non può fare altro debito, con conseguenze disastrose per la propria economia. Quindi i cattivi burocrati europei, per evitare i problemi come ne ha subiti l'Argentina, ha introdotto queste clausole d'azione collettiva per semplificare tutto il sistema di ristrutturazione del debito. Quindi la teoria ci dice che le CAX sono una buona cosa sia per il debitore, perché accelerano tutto il processo di ristrutturazione e quindi fanno in modo che lo Stato entri in maniera più veloce all'interno dei mercati finanziari a chiedere nuovi soldi che servono per la propria economia, ma anche per il creditore, che può ricevere anche lui in maniera più veloce e agevole una parte dei soldi prestati. Ok, fermo un attimo WhatsApp economico, ma quindi se la ristrutturazione è più facile, vuol dire che l'investitore si tutelerà da questa cosa chiedendo un tasso di interesse maggiore? In pratica le CAX fanno alzare il costo del debito? E qui ci viene in aiuto la cara e vecchia letteratura scientifica. Infatti è stato fatto uno studio che paragonava dei titoli di Stato senza CAX e dei titoli di Stato con le CAX e vedeva qual era la differenza dei tassi di interesse. E si è visto che i titoli di Stato con le CAX avevano un tasso di interesse inferiore rispetto ai titoli di Stato senza CAX. Quindi, in parole povere, no, le CAX non fanno aumentare il costo del debito. Guarda, leggiamolo insieme, che lo so, voi siete pigri e quindi non leggerete mai il paper che vi ho lasciato in descrizione. Il mercato prezza i titoli di Stato con le CAX con un tasso di interesse minore rispetto ai titoli di Stato senza le CAX. I risultati ci dicono che le CAX proteggono gli investitori, e in particolare quando lo Stato è più facilmente in pericolo e negli Stati con un miglior sistema legale. La proposta di modifica al MES mira a semplificare ancora di più questo processo di ristrutturazione grazie alle CAX. Infatti, attualmente, senza l'eventuale modifica, funziona in questo modo. Siete favorevoli a questo accordo? Sì. Siete tutti favorevoli a questo accordo? Sì. Possiamo ristrutturare. Se la nuova riforma dovesse essere approvata, invece, la procedura di ristrutturazione avverrebbe nel seguente modo. Siete tutti favorevoli all'accordo? Sì. Possiamo ristrutturare. Quindi, banalmente, se adesso ci sono due votazioni per poter concordare la ristrutturazione, se dovesse andare in porto la modifica all'apparato del MES, a quel punto ci sarebbe un'unica votazione per tutti i creditori. A quel punto, con un voto favorevole, la ristrutturazione può avvenire. Vista l'ulteriore semplificazione del meccanismo di ristrutturazione, molti hanno riposto questo problema di aumento del costo del debito dovuto alle CAX e in più si sono posti il problema dell'automaticità della ristrutturazione, cosa che abbiamo già visto non essere vera. In particolare Patuelli ha espresso molte perplessità, perché se con l'attuale sistema di ristrutturazione, quindi a doppia votazione, le banche avevano un potere di fermare la ristrutturazione, con queste nuove CAX ad una singola votazione questo potere
avere per le banche non sarebbe più disponibile. E ovviamente per Patuelli, direttore dell'Associazione delle Banche Italiane, questa cosa sarebbe molto disastrosa. Semplicemente sta tirando acqua al suo mulino e non c'è da stupirsi fondamentalmente. Ora, se verranno introdotte queste nuove CACS, nessuno sa realmente cosa potrebbe succedere. Però è bene tenere in mente tre considerazioni. La teoria, la pratica con il caso argentino e la letteratura scientifica ci dicono che più il processo di ristrutturazione è semplice e più ci sono vantaggi sia per quanto riguarda i creditori che per quanto riguarda i debitori. Quindi possiamo dire con un certo grado di sicurezza che le CACS renderanno il nostro debito pubblico ancora più sostenibile e non più rischioso. In più le CACS intervengono durante il processo di ristrutturazione e non prima. Lo Stato non dice vabbè ci sono le CACS quindi ristrutturiamo, lo Stato dice non ho più soldi per pagare i miei creditori quindi dobbiamo ristrutturare. È la cattiva gestione della spesa pubblica che rende il debito pubblico da ristrutturare e non la facilità della ristrutturazione che genera la ristrutturazione. Spero che tutto il processo cronologico e anche le relative relazioni causali siano ben chiare a tutti. Siamo quasi alla fine, affrontiamo il tema del backstop e poi potete tornare sui vostri siti di cui io non voglio assolutamente conoscere il tema. Ora, bisogna essere onesti, il MES segue un chiaro filone politico, e cioè la maggiore integrazione di tutti gli stati europei. E questa cosa non ci deve neanche sbalordire, visto che l'Unione Europea è fatta proprio per integrare di più gli stati europei. Molto è stato fatto dal 2008, quando l'Unione Europea e tutte le sue istituzioni, dalla Banca Centrale alla Commissione Europea, si sono trovate praticamente impreparate davanti al disastro. Tra i temi che richiedono una maggiore integrazione europea c'è sicuramente il sistema bancario, ed è proprio qui che rientra il backstop, che sarebbe un nuovo strumento da parte del MES per aiutare tutte quelle banche in difficoltà all'interno dell'Eurozona. Tanto si è scritto e si è detto a riguardo, in particolare si è attaccato questo strumento perché molti suppongono che darebbe una grande mano a tutte quelle banche tedesche in difficoltà che appunto verrebbero finanziate con i nostri soldi. Anche qui cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Punto primo, abbiamo detto che il MES non presta direttamente i nostri soldi, bensì va a chiedere i soldi a degli investitori e questi soldi li va a prestare alle banche in difficoltà. Quindi nessun nostro soldo patriota italiano andrà a rimpolpare quelle sporche banche tedesche. Punto secondo, vi ricordate per caso la parola bail-in? Beh, non è scomparsa, anzi, infatti prima di accedere al backstop, quindi a questo strumento finanziario del MES, le banche dovrebbero prima comunque accedere al meccanismo di bail-in, quindi tutti gli investitori e risparmiatori delle banche, secondo tutte le regole della bail-in, andranno ad essere colpiti, quindi prima di ricevere i nostri soldi, che in realtà non sono nostri, ovviamente ci perderebbero innanzitutto tutti i risparmiatori tedeschi e gli investitori tedeschi. Quindi cade l'idea del fatto che le banche tedesche si avvantaggerebbero da questa cosa, perché le prime a perderci sarebbero proprio loro. Punto terzo, affermare che il backstop serva solo alle banche tedesche è alquanto miope. E infatti anche il nostro sistema bancario non è floridissimo e solidissimo come a magari altre nazioni europee. Magari Banca Popolare di Bari vi potrà dire qualcosa in merito. Ma mettiamo il caso anche che il nostro sistema bancario fosse solido. E proprio fa parte dell'integrazione europea aiutare chi è più in difficoltà. Ad esempio la Germania non potrebbe mai fallire, eppure mette i soldi per poter rendere più sostenibile il nostro debito pubblico. Quindi veramente è semplicemente una retorica sovranista questa qui e niente di più. Insomma, le modifiche al MES erano conosciute da tempo, in particolare da giugno, e questo tormentone che si è creato in Italia solo nell'ultimo periodo è perché a dicembre si sarebbe dovuto votare per rendere queste modifiche al MES definitive. In realtà poi alla fine questa votazione è stata slittata, soprattutto perché degli stati come ad esempio la Francia avevano dei problemi di tempistiche e di burocrazia che non permettevano questa votazione a dicembre e quindi è stata spostata a marzo. In realtà l'unico stato che si è opposto alla votazione a dicembre con eventuali modifiche è stata l'Italia, ma proprio per questioni politiche e non per questioni burocratiche, come ad esempio ha avuto problemi la Francia. Comunque vi lascio in descrizione un articolo dove spiega più o meno come è stato sviluppato questo processo di slittamento della votazione all'anno successivo. Aggiungiamoci anche che queste modifiche sono per lo più burocratiche o operative, lo potete vedere anche voi stessi, infatti in descrizione
descrizione vi lascio un allegato dove compara il testo attuale vigente con le eventuali modifiche che si sarebbero dovute votare a dicembre. E se andate a vedere questo documento, sostanzialmente di ciccia sul fuoco ce n'è veramente poca, tranne appunto per queste CAX o per questo backstop. Però sostanzialmente non è da giustificare un vero e proprio polverone che è nato in Italia in quest'ultimo periodo. Anche perché, ad esempio, per quanto riguarda le CAX, tutti i dettagli operativi sul loro funzionamento, eccetera, eccetera, dovrebbero essere votati da ogni parlamento di ogni singolo stato. Quindi diciamo che la proposta sì, la modifica è vero che c'è, ma deve essere ancora completamente compiuta, deve avere ancora tutto un procedimento che seguirà anche le camere dei parlamenti europei. In realtà è stata tentata una forte modifica al MES nel 2018, cercando di renderlo molto più simile al Fondo Monetario Internazionale, ma semplicemente questa modifica è stata ostacolata e hanno cercato di modificare il MES in questo modo molto più blando e con delle modifiche appunto molto poco sostanziali, se vogliamo. Sono state proposte altre modifiche che attualmente non ci sono nel documento, come ad esempio la limitazione di acquisto di titoli di Stato da parte delle banche, e questo, anche questa cosa, ha creato molti polveroni all'interno dello Stato italiano per come è costruita il sistema bancario italiano, perché molte banche italiane hanno in pancia molti numerosi titoli di Stato e questa limitazione creerebbe dei problemi. Però ovviamente questa è stata semplicemente una proposta che non c'è nel MES e che è stata anche una proposta in modo unilaterale da un funzionario tedesco, adesso non ricordo chi è esattamente, ma è stata semplicemente una proposta che non è assolutamente entrata nel MES. Insomma, io sento molto la puzza di minibot sostanzialmente. Si è cercato di prendere un pretesto per mettere il bastone tra le ruote a una maggiore integrazione europea, che per carità è legittimo, non ho nulla in contrario fondamentalmente se devo mettermi il cappello di divulgatore economico, però non si può dire falsità, come ad esempio che il processo di ristrutturazione è automatico o che le CAX renderebbero il debito insostenibile. Questo assolutamente no. Ovviamente ci sta la politica di ostacolare l'integrazione europea, però sostanzialmente è tutto lì, finisce il discorso. Tutti questi discorsi economici che si sono utilizzati come pretesto per incrementare questo vocio di sovranismo non ci sono sostanzialmente. Lì ognuno è libero di pensare alla propria politica economica. Ovviamente l'Unione Europea cerca di integrare maggiormente gli stati, ma è la sua funzione, non ci dobbiamo aspettare altro da lei fondamentalmente, quindi non ci dobbiamo stupire se sta cercando di andare in quella direzione. Altri non sono d'accordo, ci sta, è un dibattito politico, ma non si possono dire determinate cose come si sono state dette, che ho cercato di elencare durante tutto questo video. Io sono stremato. Questa nuova location è nuova, ma sarà la prima e l'ultima volta che la vedrete. Non vi so dire che cos'è, ma niente, nulla che vi interessi. E ci vediamo al prossimo video, di l'ultimo probabilmente di quest'anno, del 2019, dove vi parlo un po' di cose, un po' di robette. O al massimo, se non ci sarà questo video, faremo una diretta insieme, tutti insieme, dove parliamo appunto di un po' di cose, perché l'anno prossimo sarà pieno di novità. Per il resto niente, ci salutiamo e alla prossima. Ciao!